Allora, siamo qua con Fausto Bettinotti, un amico, ormai possiamo dirlo, di Transform Italia, che ringraziamo per la gentile presenza e il suo contributo sempre prezioso. E noi partiamo da un ragionamento che spesso in redazione facciamo e quindi volevamo un po' anche sentire la tua opinione su quello che pensi sia lo stato delle cose, in particolare di fronte allo scatenarsi di crisi che di volta in volta si susseguono, ci sembra sempre più evidente che, nonostante tutto, la destra, sia quella diciamo nazionalista o sovranista, come viene definita, e sia il campo neoliberista riescono a avere un consenso, a mantenere, diciamo, la guida della transizione, se esiste una transizione. E quindi questa era una domanda di scenario che ci siamo fatti in redazione, che volevamo, meglio di me lo farà Roberto Musacchio, nel spiegarti, e poi altre domande che vengono poi da Stefano Galieni e da Elena Coniglio, che Volentieri, saluto tutti. Sì, grazie ancora, e do subito la parola a Musacchio per la prima domanda. meglio no, nel senso che abbiamo chiamato te proprio per farla a me, attraverso la risposta anche a riqualificare la domanda. Insomma, ragionamento che ci siamo fatti che in qualche modo un po' di teoria ne abbiamo bisogno. Noi settimanalmente seguiamo gli eventi e gli avvenimenti, vorremmo provare anche un po' ad alzare la capacità di lettura. E ci siamo interrogati su questo concetto di crisi, insomma, concetto abbastanza cruciale. Per chi viene da Marx, insomma, dal movimento operaio, dal movimento comunista, la crisi è sempre stata considerata un punto fondamentale di azione necessaria, possibile per il cambiamento, per la rivoluzione. Naturalmente ci sono letture molto anche economiche ed economiciste, forse, della crisi, insomma, le crisi di sovrapproduzione, di allocazione, eccetera, eccetera, insomma. E io penso che dovremmo cercare di guardare un po' più a un concetto allargato di questa definizione di crisi, ma te lo propongo semplicemente come domanda, e soprattutto se siamo di fronte, tra virgolette, a un fatto nuovo, diverso, no? Rispetto anche alla storia del Novecento, quando dentro le crisi a volte sono maturate situazioni rivoluzionarie. Credo proprio di poter dire dall'inizio stesso del secolo, insomma, ma qualche rimando possiamo farlo anche all'Ottocento, insomma, ma diciamo, per stare più compiutamente dentro il momento della lotta di classe che ha come soggettività il movimento operaio del Novecento. Mi pare che da quest'ultimo trentennio, o anche più, di fronte alle crisi ci sia stato un riattrezzarsi complessivamente di quella che possiamo chiamare destra, ma io più che chiamare categorie destra-sinistra chiamerei proprio capitalismo e anticapitalismo, cioè il capitalismo ha fatto della crisi non un elemento di debolezza ma un elemento di forza. Noi in questi anni abbiamo seguito la crisi economica del 2009, abbiamo seguito la crisi pandemica, abbiamo seguito adesso la crisi bellica. Addirittura guerra mondiale a puntate, abbiamo detto, il movimento dei movimenti l'aveva chiamata guerra preventiva e permanente, insomma, e dentro queste situazioni anche drammatiche abbiamo visto un prevalere di soggettività capitalistiche allora, come se ogni volta avessero una capacità di resilienza messa in campo. Ora, vorremmo anche provare a uscire un po' dalla sfrattezza. Cioè i poteri come cambiano dentro queste crisi? Sono poteri astratti, diciamo una sorta di metacapitalismo, oppure ci sono delle trasformazioni anche concrete che andrebbero più indagate? Pensiamo adesso per esempio all'intreccio che c'è tra il permanere di una fortissima predominanza del capitalismo globale finanziarizzato e poi la dinamica della guerra.
il neoatlantismo come caratteristica di questa fase, ma non solo, perché poi anche gli altri settori geopolitici si attrezzano intorno a categorie di dominio che non sono sicuramente scevre da un rapporto con il capitalismo che un po' tutte le aree del mondo hanno in questo momento. Cioè, abbiamo forme molto concrete che vanno anche analizzate, viste, oppure diciamo siamo dentro una metacategoria. E da questo punto di vista, che cosa è successo alle sinistre? Tra l'essere cooptate, l'essere annichilite, o anche qualche spunto, qualche possibilità di cambiamento, di rivolta, di rivoluzione che possiamo ancora nominare. Ecco, questo un po' te l'ho fatta sinteticamente. A te, Oh, che ecco. sorriso. Beh, no, sorrido perché Roberto è stupendo, l'ha fatta sinteticamente, credo. Ha squadernato un ordine di problemi che richiederebbe un seminario in progress, la produzione di un libro, di 10 libri, una reinvenzione della critica al capitalismo. Come quella che si inventò Raniero Panzieri all'inizio degli anni 60, indagando appunto un nuovo ordine capitalistico. E quindi, diciamo così, il cimento che propone è quello da vast programma. Io provo a dirla così, diciamo, rischiando lo schematismo e la sommarietà. Uno, le crisi. È un buon approccio alla condizione di capire che a una crisi ne succede un'altra. Cioè non si può più dire la crisi, perché le crisi sono un continuo. E vabbè, così via, cioè, le parole hanno un senso, no? Ho visto che il dizionario britannico Collins, che come sapete è una perla della linguistica in cui si è immersi, ha stabilito che la parola del 2022 è una nuova parola che si potrebbe dire così, permacrisis, che viene dalla congiunzione di due termini, permanent e crisi, cioè in altre parole, detto in italiano, la crisi permanente. Secondo il britannico Collins è la parola dell'anno, e io penso che abbia ragione, perché vista adesso il corso delle crisi, vista adesso il corso delle crisi che Roberto ha ricatalogato, dà luogo a un continuo. E il protagonismo non è il neoliberismo, il protagonismo è il capitalismo. Il capitalismo che mostra una straordinaria adattabilità, cioè insomma genera processi e si adatta ai modelli. Però genera la crisi, cioè non ha più l'ambizione, o comunque chiamala se vuoi ambizione, di uscire dalla crisi con una ipotesi di sviluppo, non ce l'ha. L'ha dismesso totalmente. La condizione migliore per esercitare il ripristino di un totale comando capitalistico, non solo sull'economia, sulla società, sulla natura, sulla vita delle persone, è il permanere della crisi. Roberto ha ricordato la differenza, il Novecento, ma è appunto. Il Novecento aveva all'ordine del giorno la rivoluzione. E questo elemento faceva sì che la crisi poteva essere un'opportunità. Ma la crisi è un'opportunità soltanto se è in campo l'ipotesi rivoluzionaria. Altrimenti la crisi è sempre un punto di forza del sistema. Faccio notare che tutte diciamo così, le ambizioni riformistiche sono sempre andate a sbattere sulla crisi. Ma anche l'ascesa dei movimenti in assenza del salto rivoluzionario, del cambiamento, cioè del regime economico, sociale e politico, entra in difficoltà. Ma scusate, in Italia l'abbiamo avuto clamorosamente.
quando comincia la difficoltà del grande movimento 68-69 che genera la lotta di classe vincente degli anni 70, quando appare la crisi. E il confronto insieme con l'inflazione e con il rischio della recessione porta che cosa? Al compromesso con il capitalismo. Dismette, diciamo così, la tensione di cambiamento e sceglie il compromesso. Noi l'abbiamo vista con la politica dell'euro, per parlare della politica sindacale di quelli degli anni Ottanta. Ma perché? Perché eravamo arrivati precisamente a un out, adesso non voglio insistere su questo punto. Cioè, il movimento a quel punto o era in grado di determinare uno sbocco di cambiamento del modello di sviluppo economico e sociale, oppure si faceva reimprigionare dalle compatibilità. Cioè la crisi, in assenza di un'attualità della rivoluzione, è un'arma in mano al capitalismo. Un'arma di più. Adesso è un'arma, l'avremmo detto ieri. Adesso non è un'arma, è la condizione attraverso il quale il capitalismo governa i processi economici, sociali, politici. Quindi, diciamo, è l'acqua in cui nuota. La crisi è l'acqua in cui nuota. E perciò non c'è niente da aspettarsi da questo punto di vista. Appunto, la parola del 2022 è crisi permanente. Ora, che cosa è il punto di contraddizione? No, il punto è, diciamo, naturalmente questo elemento funziona in presenza di un'egemonia, di un comando capitalistico, che impedisce qualunque ipotesi anelito di cambiamento e di trasformazione, persino di ribellione. Cioè, il capitalismo, per poter stare così, deve trasformarsi. Per esempio, deve abbattere quello che resta delle democrazie. Perché è evidente che è incompatibile con la democrazia. Cioè, se tu hai una condizione permanente di crisi, i soggetti sociali che la subiscono diventano sempre di più. E come fai allora a controllarli? Primo, mettendo fuori gioco la democrazia. Il secondo elemento, ancora, è di tenere la sfera della politica, per un verso, totalmente servile. La politica sulle grandi scelte economiche e sociali è dipendente. Adesso in Europa bisognerebbe avere un'attenzione a una politica come quella che il governo Sanchez sta facendo, per non dire, come mi verrebbe da dire, tutti i governi sono uguali. Quindi ci sono delle articolazioni, bisogna riconoscere. Però tendenzialmente il nucleo centrale di governo dell'economia è garantito, va di governo in governo. La Meloni è il primo governo di destra, integralmente, organicamente di destra nella storia del dopoguerra, e anche per questo il dopoguerra è finito. Ma sul terreno delle politiche economiche di integrazione europea sei dentro assolutamente la linea di tendenza e sei sulla scia del draghismo, insomma, non è che gli elementi, diciamo, sono assolutamente marginali. Quindi la politica viene annichilita. La politica annichilita sul terreno decisivo della società è evidente che in qualche modo fuoriesce. E fuoriesce producendo una contesa, mi parlo di Cesare Roberto, che per molti elementi, per cercare di sottrarsi a questo dominio, torna sui vecchi cardini. La guerra, la nazione e il populismo di destra. Cioè appunto quello che può usare anche la guerra da cavalcare come un elemento identitario e che lo sposta progressivamente. Ma, ripeto, siamo su questo terreno. Il punto centrale, secondo me, o almeno uno dei punti in politica, poi parliamo delle cose più importanti, è la scomparsa di una critica da sinistra all'ordine delle cose esistenti. Cioè per critica intendo la forza, intendo cioè la soluzione del problema della forza,
per opporvisi. Guarda, è così vero che persino per stare nel cortile di casa nostra, governo assolutamente di destra, ma questo non ti dà come risultato immediato l'opposizione. No. Ti dà le rivolte, le opposizioni, i rancori, ma l'opposizione è un processo di costruzione. Come un processo di costruzione della classe, come un processo di costruzione del popolo. Non è vero che siccome c'è un governo che fa schifo, dunque c'è un'opposizione all'altezza della sfida naturality. No, naturality è un corno. Perché appunto, perché tu vivi dentro appunto la crisi. E la crisi, secondo me ho scritto davvero un bel libro, bello Fiore Garibaldo, L'ultimo metrò. Quello che avviene nel conflitto di classe, che secondo me poi è appunto nevralgico anche della vicenda di oggi, va indagato perché lì c'è il problema. Il problema. Il capitalismo che vince perché ha operato il rovesciamento del conflitto di classe, è riuscito a operare il rovesciamento del conflitto di classe. Sì, certo, delle sue la potenza della rivoluzione tecnico-scientifica e altro di cui possiamo discutere. Ma può andare avanti perché ha fatto del lavoro il ventre molle dell'accumulazione capitalista. Questo punto è assolutamente essenziale. Tutte le chiacchiere sul postmoderno, l'inesistenza della questione del lavoro, vengono proprio sbaragliate dalla crisi, assolutamente sbaragliate dalla crisi. Ma che cosa accade in questo? Accade che una opposizione forte deve poter muoversi su tutto il campo variegato del conflitto, reale e potenziale. Cioè, noi, questa cosa anche qui, non ci sono più gli operai, non c'è più la grande fabbrica, non vuol dire, come sappiamo, come Roberto sa benissimo, non vuol dire niente. La composizione sociale di classe si è sempre modificata radicalmente nei passaggi storici. E il conflitto di classe ascendente si è determinato quando il proletariato ha guadagnato il possesso della chiave per intervenire nella nuova situazione attraverso il conflitto. Quindi il problema è qui. Cioè, se la macchina va sulla sua strada di crisi in crisi, le obiezioni che si possono fare sono molteplici, la prima delle quali, però la accantono perché è troppo impegnativa, è chiedersi se questa ristrutturazione capitalistica permanente e questa crisi permanente non esponga l'umanità, non solo la classe, l'umanità, al rischio della catastrofe. Io penso che sì. Che avesse ragione allora Rosa Luxemburg, che ne ha ancora di più oggi. Il rischio della catastrofe c'è, ma il capitalismo non è lui in grado di allontanarlo. Perché per allontanarlo si deve aprire uno scontro di civiltà. Uno scontro di civiltà contro la civiltà erogata da questo capitalismo finanziario globale. Uno scontro di civiltà che muove dal conflitto di classe. E qui io sarei meno disperato, diciamo, di quello che in genere corre in giro. Perché è vero che ho imparato, la parola del 22 era quella che abbiamo detto, però adesso imparo, proprio nei giorni scorsi, che in Gran Bretagna si afferma una nuova parola. Una nuova parola, posso leggere il titolo del Corriere della Sera, così non siamo noi a dirlo. Dice così il Corriere della Sera, nel titolo: il Natale inglese sembra cancellato. Scioperi negli aeroporti, sui treni, negli ospedali, alle poste, ovunque si sciopera. Londra si ferma. E nasce una nuova parola. Questa parola, se la dico correttamente in inglese, si chiama strike mass. Cioè,
lo sciopero, di, il Natale dello sciopero. Era prevedibile 6 mesi fa? No. Si parlava dei scioperi in Francia, ma la Gran Bretagna era fuori campo. Era Christmas, quindi perciò il mass. E esplode. Questo è, secondo me, il problema che questo capitalismo ha di fronte. Passa di crisi in crisi, ma il suo risultato non è la nave va. Il suo risultato è l'incertezza sistematica. Il rischio cioè che anche per lui, passando di crisi in crisi, la situazione possa andare a un punto in cui la crisi torna a essere un'opportunità, cioè non più solo parte costitutiva dell'innovazione capitalistica, regressiva socialmente e civilmente, ma anche un'opportunità, possibilità per mettere sabbia nell'ingranaggio e quindi far riaprire la grande contesa, perché oggi la contesa, che mi pare non possa muovere dal governo degli stati, recuperando un'ipotesi, diciamo, neoriformista, che mi pare incompatibile con il capitalismo di questo tempo, che diversamente da quello fordista e taylorista non consente margini redistributivi. Come si vede, la politica redistributiva è tutta contestataria, violentissimamente contestataria, sistematicamente contestataria. Quindi non c'ha margini, diciamo, riformistici. E ha sequestrato la politica, cosa che gli funziona, perché sequestra la politica, c'è la crisi della democrazia, una parte importante e crescente della popolazione esce anche lei dal campo democratico e politico e si inabissa. Ma questo inabissarsi nasconde a noi, certo, purtroppo, faremo bene a cercare di capire cosa succede, diciamo, a fare l'inchiesta, per usare un termine classico, ma anche la capitale nasconde ciò che sta covando nelle società, nel profondo delle società, negli abissi. Il popolo degli abissi è vivo, drammaticamente, ma vivo. E allora io credo che in realtà, certo, è una contesa non lineare, perché da una parte c'è questa potenza smisurata su scala mondiale del capitalismo finanziario globale, che tuttavia, appunto, per sopravvivere ha bisogno di continuare a determinare la crisi. È un punto di forza, ma anche di debolezza, cioè non è, perché l'altra è quella del capitalismo dello sviluppo, della produzione di massa, della produzione in serie per il consumo di massa. Poteva avere un modello di civiltà che guadagnava il consenso. Nasce così il modello americano, no? Guadagnasse il consenso. Questo invece può soltanto comandare e far vivere il mercato come unica sfera di ogni aspetto della vita umana. Tutto trasformato in merce. Però in questo carattere totalizzario di questo capitalismo c'è anche la sua vulnerabilità, appunto. Puoi cominciare dagli scioperi a Londra, ma non sai dove possono ricominciare per quanto.